Ilaria Salis resta in carcere. Il Tribunale Metropolitano di Budapest ha deciso che all'attivista antifascista non possono essere concessi gli arresti domiciliari, né in Italia né in Ungheria. Salis aveva anche accettato di indossare un braccialetto con un dispositivo di tracciamento e di pagare una cauzione di 16 milioni di fiorini, ma il pubblico ministero e il giudice hanno ritenuto insufficiente la misura in relazione al possibile rischio di fuga della 39enne. Il caso è rimontato agli onori della cronaca anche grazie a una vignetta di Zero Calcare presente nell'aula di tribunale ungherese. E sembrano motivati soltanto da una questione politica, cioè dal suo orientamento politico di natura antifascista, e questa cosa colpisce molto l'opinione pubblica italiana. Durante i 13 mesi dietro le sbarre, Salis ha denunciato le condizioni di detenzione definite disumane. L'attivista non sarebbe neppure riuscita a restare in contatto con i suoi genitori. È accusata di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra durante una manifestazione nel 2023. Ilaria Salisnak még legalább 2 hónapot kell várnia a szabadságára. A fő tárgyalási napot ugyanis május 24-én tartják. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.